Francesca Fialdini si schiera con tutte le donne che orgogliosamente hanno deciso di continuare la loro carriera lavorativa. La presentatrice della Vita in diretta, che fa coppia con Tiberio Timperi, si è concessa ad una lunga intervista. La giovane, singola e senza figli, ha spiegato il vero motivo per cui ha fatto questa scelta, zittendo gossip e male lingue. Francesca Fialdini e il motivo per cui non vuole figli. Francesca Fialdini non perde occasione per osservare quanto il nostro paese sia spesso contro l'universo femminile. Di se stessa, infatti, ha ammesso di essere un modello di donna contemporanea più facile da trovare in Francia o in altri paesi esteri. Quando una donna non si sposa o non ha figli, ecco che gran parte delle persone la guardano con diffidenza e sospetto. L'amore ben venga, ma non deve essere un'imposizione legata all'età. Francesca, infatti, ha ammesso di non capire quelle donne che vogliono figli a tutti i costi anche se non riescono ad averli. Francesca Fialdini felice, nuovi progetti e ambizioni lavorative l'aspettano in futuro. Francesca Fialdini, rilasciando un'intervista al settimanale Nuovissimo, ha affermato che una donna senza figli non è assolutamente una donna a metà. La collega di Tiberio Timperi, all'età di 39 anni, malgrado sia ancora single, si sente una donna realizzata a tutti gli effetti, e se un giorno le dovesse capitare di mettere su famiglia sarebbe lo stesso. La Vita in diretta in Rai le ha portato grande entusiasmo e soprattutto una gran bella soddisfazione a livello professionale. Proprio sul suo lavoro spesso è stata attaccata di aver ricevuto un posto alla rete di Stato in quanto raccomandata. Tale pettegolezzo è iniziato dopo la pubblicazione di un gossip che l'ha vista protagonista di una brutta calunnia: Mario Orfei, ex direttore Rai, sarebbe stato un suo amante. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.